Siamo in collegamento con l'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Grazie per essere collegato con noi, ben trovato. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, un incontro in prefettura per fare il punto sulla situazione trasporti, ma non solo, nel momento in cui ci sono in città grandi eventi per evitare il caos. Domani si replica a Soggetto con il concerto di Tiziano Ferro dopo il successo strepitoso dei Coldplay. Sì, anche domani ci saranno tanti frequentatori dello stadio San Paolo, quindi non solo napoletani, quindi si è deciso di classificare nell'ambito grandi eventi e quindi ci saranno servizi rinforzati fino alle 2 di notte, sia della linea 2, cioè dei servizi su ferro che partono da Campi Flegrei, quindi linea 2 e Cumana, e noi dovremmo riuscire a garantire le funicolari in modo che poi si può arrivare in quasi tutti i posti di Napoli fino alle 2, diciamo con mezzi pubblici. Poi certo un po' si dovrà camminare a piedi, un po' come ha detto molto chiaramente il sindaco, non è che mettendo trasporti su ferro tutti possono andare via rapidamente, quindi ci vuole anche un po' di pazienza perché poi ogni treno contiene 1.000 persone e quindi insomma ci vuole un attimino di pazienza, ma questo è vero in qualunque città del mondo, quindi ci auguriamo che anche domani sia un gran successo, una serata molto piacevole, senza problemi di nessun genere. Assessore, lei ha detto che dovremmo garantire anche le funicolari, insomma, fino a nota inoltrata. Insomma, mi preoccupa il dovremmo. Sì, non ho le notizie più recenti da ANM, perché poi diciamo, è ovvio che stabilire una cosa con poco preavviso non è facilissimo e quindi ancora non ho una notizia ufficiale, diciamo. Però in futuro sicuramente sarà così perché programmeremo tutto in anticipo. La richiesta è di ieri, quindi diciamo, non sono ancora sicurissimo in verità. Però insomma, mi auguro proprio di sì. C'è bisogno anche di fare la quadra sui tassisti, insomma, sono troppi i furbetti, c'è bisogno di un'organizzazione più capillare per una città che si attesta capitale del turismo. Sì, in realtà la gran parte dei tassisti è ineccepibile, anche simpatica, c'è una piccola minoranza che a volte insomma, rende complicati gli equilibri, specie diciamo, dove ci sono concentrazioni di turisti. Quindi, mentre all'aeroporto siamo riusciti assieme alla GESAC abbastanza a creare un ordine, diciamo. Adesso dobbiamo lavorare su Piazza Garibaldi, quindi all'uscita della stazione, e a cosa ancora più complicata al Molo Beverello. Il Molo Beverello è più complicato sia perché ci sono i lavori in atto, sia perché la viabilità interna ci sono anche i bus, ci sono anche parcheggi privati e quindi è più difficile. Però è un impegno che il sindaco ha preso, maggiore controllo e anche io con l'autorità portuale e Capitaneria di Porto per il Porto e con grandi stazioni per Piazza Garibaldi stiamo studiando anche una viabilità che semplifichi la vita a tutti e che crei automaticamente ordine. Certo, lei ha invitato a denunciare perché in realtà sono tanti disservizi ma poche le denunce. Ovviamente si può procedere in base a degli atti concreti, come ad esempio la denuncia. È così, io c'ho spessissimo proteste anche di amici, di persone che conosco, però noi per procedere dobbiamo avere un'informazione precisa, diciamo. Quindi insomma, invito a segnalarle e poi se ne esamineranno. Insomma, c'è una modulistica che si scarica facilmente dal Comune di Napoli. In realtà basta mandare una mail a trasporto.pubblico @comune.napoli.it, o c'è anche un numero di telefono. L'importante è prendere almeno il CP del tassì, sono quelle quattro cifre che ci sono, meglio anche se ci sta targa e veicolo, ma basta anche il CP, ma più dati ci sono e poi le esaminiamo, perché altrimenti non è possibile andare a effettuare nulla.
Cosa che ci chiedono anche gran parte dei tassisti, perché diciamo il disservizio chiaramente riduce la frequentazione dei tassi, cioè molti non prendono il tassi perché hanno fastidio, diciamo, di contrattazioni o di altre cose. Invece dobbiamo rendere il servizio più efficiente, più efficace, perché poi il tassi a Napoli non è che costi moltissimo. Quindi, però bisogna essere più attenti e per favore, se avete segnalazioni, fatele, perché altrimenti è impossibile procedere. Certo, bisogna anche lavorare, insomma, sul calmierare in qualche modo i prezzi dei parcheggi. È immorale chiedere addirittura 70 euro per parcheggiare un'auto, insomma, bisogna anche qui intervenire. Mi rendo conto che non è facile, però, insomma, bisogna farlo anche alla ripresa autunnale, quando ricominceranno le partite, insomma, diventa veramente difficile parcheggiare a prezzi contenuti. Sì, nella zona dello stadio si verifica anche questo, lo so per certo, anche 60 euro in una serata dei Coldplay, che non è accettabile. È vero che è un libero mercato, però insomma, superare dei limiti, cioè quando il parcheggio costa più del biglietto, inizia ad esserci insomma, un problema molto, molto importante. Stiamo facendo anche, vogliamo sfruttare al massimo tutte le aree di parcheggio che ci sono nell'area, magari chiedendo anche aiuto a parcheggi privati, perché è bene che ci sia la massima disponibilità di parcheggi, a volte dovendo camminare un poco, e rendendo efficienti i trasporti su ferro, sfruttare molto anche i parcheggi di interscambio. Quindi si arriva in auto e poi si va sul trasporto in ferro, sapendo che poi fino alle 2 si può riprendere il trasporto. Questo è certamente molto consigliato. Insomma, stiamo tentando di organizzare meglio il tutto, perché ci aspettiamo tanti eventi importanti come Coldplay o Tiziano Ferro o altri, che alla fine sono un enorme beneficio per il turismo, quindi per un intero sistema. Naturalmente il comune non è che entra nulla direttamente, quindi c'è una problematica finanziaria, cioè estendere i trasporti costa tanto, 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 però alla città c'è un beneficio molto importante, quindi stiamo tentando di organizzare al meglio, di ottimizzare le risorse, ecco, in sintesi di ottimizzare le risorse. Quindi praticamente si comincia da domani per il concerto di Tiziano Ferro, ma da settembre ci saranno delle misure più strutturali in vista dei grandi eventi e delle gare del Napoli, mi pare di capire. Sì, è così, diciamo, perché adesso in Napoli, fortunatamente, diciamo, per merito, va in Champions League, quindi ci saranno dei notturni, ci saranno le notturne di campionato, più tanti, speriamo, tanti altri eventi, perché insomma venire a Napoli è diventata anche un brand, diciamo, anche un simbolo, è popolarissima Napoli, e dobbiamo metterci a disposizione al meglio, sfruttando quello che c'è e migliorando per il futuro. Questo è il piano del sindaco. Allora, Assessore, cambiando argomento, ma è un argomento molto dibattuto, i box interrati al Vomero. C'è un braccio di ferro con le associazioni che non li vorrebbero. Lei ritiene invece che i box interrati verranno realizzati e verranno realizzati in massima sicurezza, perché qualcuno dice potrebbero anche mettere a rischio la staticità degli edifici. Ci vuole spiegare da Assessore e Sì. da tecnico, anche per Allora, questa tranquillizzare chi ci domanda ascolta. fa molto piacere, perché c'è molta confusione. Cioè, il parcheggio, quello di Piazza degli Artisti, si fa. Cioè, chi non lo voleva fare ha avuto tutte le forme amministrative per dimostrare che non si doveva fare, ma in realtà il TAR prima, il Consiglio di Stato poi, ha detto che si devono fare. Quindi il Comune di Napoli non ha nessuna possibilità di intervenire a livello politico, cioè non c'è nessun atto ulteriore che il Consiglio, anzi c'è il TAR che ha detto che noi dobbiamo procedere rapidamente, dopo che il massimo organo amministrativo dello Stato, il Consiglio di Stato, ha detto hanno ragione, lo devono fare. Quindi diciamo, questo va detto a chiarissime linee, cioè non c'è nessuna possibilità politica di fermare il parcheggio di Piazza degli Artisti, di Piazza degli Artisti. Il progetto è un progetto che è stato visto e rivisto da fior fiore di strutturisti, diciamo, non c'è nulla da eccepire. Abbiamo richiesto un ulteriore parere sull'albero alla sovrintendenza, ma anche lì, diciamo, i progettisti hanno creato un'alternativa che mi sembra
ineccepibile, ma noi non possiamo fare nessun atto, ma questi no box lo sanno benissimo, eh. Diciamo, parte di questa protesta, scusatemi, ma è puramente strumentale, perché se hanno una possibilità amministrativa, ma la seguono, no? Se ritengono di avere ancora possibilità amministrative di non far fare il parcheggio, benissimo, ma Per non cui ci sta. praticamente, mi perdoni assessore, non è una volontà politica, una decisione politica. Parliamo di una decisione esclusivamente amministrativa, alla quale Già l'amministrazione questo comunale non è può tutto. sottrarsi. No, è, diciamo, è una vicenda che parte da lontanissima, che si è totalmente conclusa durante il mandato dei Magistris e non c'è più nessun atto politico da poter fare più. Cioè, non è che la politica, cioè, se la politica facesse qualcosa, verrebbe il Consiglio di Stato, verrebbe lo Stato e direbbe: scusa, che stai facendo? Io ti ho già ordinato di farlo perché hanno diritto a farlo. Quindi è una polemica assolutamente strumentale, assolutamente. Strumentale, ma questo lo sanno anche, cioè noi non dobbiamo deliberare nulla su questo parcheggio, non c'è più nessuna possibilità, tutto è stato già compiuto negli anni passati, c'è una sentenza del Consiglio di Stato. Certo, voi chiaramente vigilerete sul corso dei lavori e soprattutto sui tempi per la realizzazione dei Certo, lavori. Questo insomma è importante perché altrimenti c'è se una diventa penale anche ogni lì un giorno. cantiere aperto per No, c'è anni, una diventa il penale. solito problema. C'è una penale per ogni giorno di ritardo. Lo strutturista che hanno scelto i privati, che hanno diritto a farlo, il fior fiore di strutturista, cioè proprio un fior fiore di strutturista, garantisco, e non c'entro nulla naturalmente io perché è tutta una vicenda precedente, ma lo strutturista è il fior fiore di uno strutturista e per ogni giorno di ritardo c'è una penale prevista. E quando è Quindi. previsto l'inizio e la conclusione dei lavori? No, l'inizio non è ancora previsto, nel senso non abbiamo dato ancora, aspettiamo il parere, un parere ancora della sovrintendenza sull'albero e poi partiranno, dai tempi ve li dirò la prossima volta, non me li ricordo sinceramente. Va bene, insomma, l'importante è che insomma, l'amministrazione segua i lavori dall'inizio alla fine per far sì che non ci siano tempi biblici. Assolutamente sì, ma anche le fasi di cantiere sono tali da portare il minimo disagio possibile agli altri cittadini, cioè a fronte di alcuni cittadini che hanno il vantaggio di avere i box e gli altri avranno il vantaggio di avere più spazi liberi per strada perché alcune macchine si sono sottratte, ma non devono avere troppi svantaggi dal cantiere. Su questo sono assolutamente d'accordo e vigilerò anche personalmente, ma diciamo noi non abbiamo nessun altro ruolo su questo parcheggio. Assessore, approfitto prima di chiudere, insomma, mi rendo conto che la faccio passare da un argomento all'altro. Via Acton, quali saranno i disagi cui andremo in onda, incontro nei prossimi giorni? Sì, c'è il cantiere della biglietteria del Molo Beverello, quindi un cantiere non del Comune di Napoli, ma dell'autorità portuale, che è nella fase che richiede la lavorazione all'esterno e quindi hanno chiesto di usare sostanzialmente il marciapiede, non altro, diciamo. E quindi il cantiere si estende verso Via Acton del marciapiede e poco più, rimarranno due corsie di marcia come adesso. Perché diciamo c'è lo spazio comunque per due corsie, quindi diciamo non ci aspettiamo questi grandi problemi al traffico perché non c'è una riduzione delle corsie e pertanto ci saranno disagi, naturalmente è meglio averli nella stagione con scuole chiuse, diciamo, estive, sarà fatto in tre pezzi, è proprio l'area che prima si vedeva, diciamo, prospiciente il molo, l'ingresso del molo Pivarello, saranno tre piccoli tratti uno dopo l'altro e dopodiché alla fine di questo lavoro ci sarà di nuovo l'apertura per i tassi che devono sbarcare gli utenti dal lato delle biglietterie, quindi a fronte di questo piccolo sacrificio, in realtà diventa un po' più difficile per i pedoni camminare dal lato mare, mentre non c'è nessun problema dal lato del castello, però anche lato mare è stato fatto un percorso per cui possono anche rimanere e andare verso il Molo San Vincenzo, per intenderci, verso il Molo Siglio. Quindi io non mi aspetto, mi aspetto il solito traffico dovuto alle tante macchie di Napoli, diminuito dal fatto che le scuole sono chiuse, diciamo, e diminuite che più si va avanti, più inizia ad esserci vacanze, quindi meno napoletani per strada. Poi se ci saranno grandi problemi, vedremo, insomma. Allora, Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo per la sua disponibilità e le auguriamo naturalmente buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci, grazie.